Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA in questo quinto appuntamento con Alan Wake. Allora, dopo aver raggiunto quel postaccio mega strano, dobbiamo raggiungere Lover's Peak. Allora, vediamo un po'. Chi è? Pronto? Ma che diavolo è stato? L'ho visto dalla finestra! Ho visto qualcosa! Lascia perdere, Barry, è che sto impazzendo. Oh Gesù! Non sei pazzo! Magari fossi pazzo, ma non lo sei! Sta attento! Resta in casa, non aprire la porta a nessuno, sul serio. Eh sì, non sono pazzo, qua è veramente un bordello. Comunque ragazzi, io volevo registrare un'altra serie, ma onestamente non... Vorrei continuare anche Fable. Ecco, vi chiedo scusa per Fable, veramente. È successo veramente un bordello. E io spero veramente che questo weekend riesco a andare avanti, perché ho fatto solo un gameplay e poi è successo un casino, nel senso che io ho sia sul Game Capture, ho sia l'Xbox 360 che la PlayStation 3. E non so bene cosa è successo, ma involontariamente mi si è accesa la... Cioè, ho acceso la PlayStation 3 mentre stavo giocando a Fable sull'Xbox. E non ho ben capito per quale cazzo di motivo il Game Capture mi ha registrato il menu della PlayStation 3. Ho fatto tipo 2 ore e mezza, se non di più, di gameplay a vuoto, cazzo. Io adesso devo, ho appunto dovuto ricominciare da capo, arrivare nel punto dove vi avevo lasciato col primo gameplay. E io adesso dovrei... Lover Speaker alla fine del percorso naturalistico. Sì, cazzo. Ok, di qua. E quindi niente ragazzi, io... spero veramente... Oh cazzo. Si è spenta quella luce. Qui è buio. Non mi piace. Comunque niente, spero veramente di riuscire questo weekend, perché dovevo già farlo il weekend scorso, ma tra alcune merda, alcune cosette, non sono riuscito. Oh cacchio. Oh cazzo, 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 cazzo. Scusate, ma io me ne vado. Ti pezzi di merda. Bene. Coglionazzi, stavolta mi sono attrezzato in un modo molto diverso. Ma se io andassi di qua, giusto per, magari trovo qualcosa. E infatti, vedete, ho trovato un manoscritto. Qui non c'è magari qualche cazzo di... No. E niente, comunque, io... Tra l'altro il weekend scorso vi racconto cosa ho fatto. Mi sono montato una vetrina, finalmente, per mettere tutte le mie action figure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non ho avuto tempo di fare molto. Cazzo, 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 qua c'è il vento. Ok, ok, ok. Quando diventa così, ragazzi, non va bene. No, non va bene per un cazzo. Ok, io da qua sono arrivato. Ok, torniamo qua. E io spero veramente che questo weekend riesco. Oh mamma. E se vado su di qua così, a tradimento. Salvo. Punto di controllo raggiunto. Bene. Ecco,
non è che mi piace molto perché mi ha dato questo cazzo di fucile. Cioè, di solito non te lo danno il fucile se non è necessario. Avete mai presente in qualche gioco quando... quando prima del checkpoint vi danno tante robe? Avete presente? Quando prima dei checkpoint vi danno tanta roba? Wow! No, 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 no! No, no, no! Cazzo! Ho finito le batterie! Vacca! Trota! Cos'era? Batteria! No! Leggi! Il grande vecchio, questo altissimo abete, bla 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 bla, ve lo leggete voi, ok. Sono un figo, un fenomeno dell'intrattenimento. Neanche vi leggo le cose. E cazzo! Ragazzi, sono senza pila. Sono senza pila, cazzo, cazzo, cazzo. Merda, e tu come ti permetti, maledetto bastardo? Ok, ci ho esaurito tutto, cazzo. Io qua devo scappare perché... oh cazzo! Come ho fatto a sentirlo? Dai, asmatico di merda! Dai! Cazzo, cazzo! Fanculo! Sì! Cioè, la cosa che mi fa incazzare, veramente, che cazzo, corre veramente 2 minuti e poi deve sempre succedere tutto quando non ho... munizioni. Mi serve una fottuta pila. Non 2 batterie. Sì. Cazzo. La foresta incantata. Siamo qua nella foresta. Ok. Allerta. Orsi. Qua ci sono gli orsi. Bene. Ottimo. Bene. Ottimo. Qua ci sono pure le nebbie. Ok, merda. Ah!
cioè dai, veramente. Cazzo, corri, puttana. Perfetto. Cioè, cazzo, quando sei da solo corri di brutto. No, vieni qua, stronzo. Ecco, cioè lo schivi, ti colpisce lo stesso, ma chi sei? Dai, cazzo. Mevat. Bene, 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 bene. Ok, sto sclerando un pochettino perché porca vacca. Non mi danno neanche una cosa qua. Raccogli il termos. Cazzo me ne faccio del termos. L'albero da cui fu tagliato questo anello cominciò a crescere nel bla bla bla. Voi ve lo mettete in pausa e ve lo leggete con calma. Oh yes. Ok, mi piacerebbe avere comunque, non è perché voglio essere Spoing, vorrei dire, ne? Però se mi date magari un po' di, come dire, scritto. Oh, la teleferica, no. Oh madonna. Oh mamma mia. Oh, guardate qua, c'è un tasto. Che facciamo? Lo usiamo? E usiamolo. Sta arrivando la teleferica, sta arrivando la teleferica. Ok. Oh, bene. Forza e coraggio, forza e coraggio. Che figa. Ma oh. Aiuto. Dobbiamo muoverci, ne arrivano altri. La torcia è roba da ragazzini. I bengala li terranno lontani. I bengala? Ottimo bengala. Bene, 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 bene. Li vedi anche tu? Diamine, certo che li vedo. Dai, muoviamoci. Perché? Perché è così che va la storia. Sì, ma... Muoviamoci. Tieni premuto RB. Ho perso la mia arma. Ah, io ho un'arma. Continua a puntargli la luce addosso. Ci volle un momento, ma poi lo riconobbi. L'avevo visto sul traghetto quando ero arrivato con Ellis. La fissava. Conosceva il mio nome. Stavamo andando nella direzione di Lover's Peak. Non poteva essere una semplice coincidenza. Era lui, il rapitore. Forza, Wake, datti una mossa. Li senti? Sono loro. Yeah, boom.
Dai, venite qua, finocchi. Sì, però, se mi dai... Ok, comunque... Stronzetto... Cioè a me non mi hai lasciato neanche un fucile, brutto pezzo di cacca. Ragazzo? Come ti permetti? Vieni. Loversby, in cima alle scale, Wake. Usa i bengala di emergenza per tenerli lontani. Io tolgo queste assi. Dammi l'arma. Ah, niente da fare, Wake. Stai scherzando? Dammi l'arma. Adesso non c'è tempo. Tieni via l'arma. Sì, con cosa? Con un bengala? Sì, con cosa? Illumina quei bastardi, li terrai lontani. Sì, col culo. Perché li ho sprecati tutti come un povero scemo. Dai, muoviti, faccia di culo. Muoviti con ste assi, stronzo. Io me ne vado. Ti senti meglio adesso, Wake? Tranquillo e al sicuro? Tu sei fuori di testa. Siamo pronti, presto ci saranno addosso. Ma questo è fuori di testa, veramente. Ma ti sei fuori. Ok, ragazzi. Ci siamo, Wake. Ci sono altri. Ok, ok, va bene. Pronto. Li dobbiamo eliminare tutti. Dammi quella dannata arma, stanno arrivando! Non funziona così. Segui le istruzioni. Sì, vaffanculo, te le istruzioni. Dai, sparali! Bella sorpresa per voi! Ti è piaciuto, eh? Yeah. Dai. Qua arrivano a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti. Cane, che culo. Sparagli. Ok. Porca miseria. Sì, però se non mi date un'arma. Diamoci un taglio ora.
Mia moglie, dov'è? Sapevo che l'avresti detto, ho già letto tutto. Sei un cazzo di genio, congratulazioni. Farai succedere cose gloriose e terribili quando avrai il nostro controllo editoriale adeguato. Di che diavolo stai parlando? Dov'è Alice? Voglio l'intero manoscritto, altrimenti Alice ne pagherà le conseguenze. Tu cazzo! No! Minchia. Dammi il manoscritto, te ne pentirai. No, torna qui. Giuro che se tocchi Alice ti faccio fuori. Mi sente? Torna subito qui. Aveva Alice e voleva il manoscritto perché pensava avesse dei poteri magici. Ma non avevo alcun manoscritto da dargli. Dovevo tornare da Ben e decidere che cosa fare. Ok ragazzi, dopo aver sentito questo piccolo finale, questo gameplay lo faccio finire qui e vi aspetto ai prossimi gameplay di Alan Wake. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.